Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video molto veloce perché è nato così. Allora, ho trapiantato 4 alberi da frutto nuovi nel frutteto e ho tolto questo perché era secco. Qui lo spaccavo, era proprio legno secco. In più gli animali si sono fatti le unghie, quindi ho deciso di toglierlo. Quando l'ho tolto però mi sono accorto che aveva ancora un bellissimo apparato radicale e guardando bene la parte sotto mi sembra ancora buona, è un bel colore. Quindi cosa ho fatto? L'ho salvato. Non l'ho buttato via. Questo è quello che rimane nell'insanfardatura che avete visto il video qualche giorno fa. Ora, al momento che è tutto da buttare, io quasi quasi proverei a salvare questo alberello qua. Lo metto qui in vaso e se rigetta, dopo qui il punto di innesto, quasi quasi poi lo trapianterò questa primavera con tutto il suo pane di terra. Ora, siccome non ho terriccio in casa, metto il terriccio che mi è avanzato da altri vasi, proprio così alla buona, proprio alla buona, quello che viene viene, se non viene, pazienza, ci abbiamo provato. E poi lo terrò in serra, proprio, allora ha piovuto per qualche giorno, quindi questo vaso di terra era fuori, ho messo solo per coprire le radici, sono sporco perché... Ho finito adesso il trapianto, mi sono dovuto piegare. Ok, copro questa radice qui. Adesso trovo altro terriccio. Sono passati soltanto un paio di mesi da quando ho messo a dimora gli alberi da frutto dentro questi vasi, vasi d'emergenza. Ho messo un po' di sostanza organica, un po' di stallatico pellettato, sciolto, quindi a rapido effetto. Guardate i primi germogli. Guardate qui, se mi sposto al sole così li vedete meglio. Ecco qua, i primi germogli. Guardate questo. Questo qua ancora no, ancora niente su questo, magari è morto, non lo sappiamo. Però su 4 alberi 2 hanno cominciato a fare i primi getti, questo ancora niente, non hanno tutti gli stessi tempi. Li terrò d'occhio, qui nel frattempo ho messo del terriccio avanzato e ho buttato le potature dei peperoncini, che disgregandosi, magari con un po' di fortuna, vengono fuori, sono piantine in più. Ma sono molto contento di queste, ci aggiorniamo tra qualche settimana. Sono passati circa due mesi e mezzo, da quando ho cercato di salvare questi due degli 4 alberi, gli altri due non è uscito niente, quindi sono definitivamente morti, ma non mi arrendo ancora. Qui abbiamo uno splendido susino, guardate che bello, e guardate che getti che ha fatto, questo era da buttare. Qui abbiamo un pero, anche questo sono particolarmente contento perché è uno dei pochi frutti che riesco a mangiare. Quindi adesso le operazioni che farò sono queste: taglierò di sbiego qui, taglierò in obliquo questa parte di ramo che ormai è secca, metterò poi magari del mastice per evitare che si infetti, per disinfettarlo. Qui farò la stessa cosa, taglierò magari a questa altezza qui. Questi panni di terra, adesso che siamo in primavera, posso già metterli a dimora. Ho un paio di posti liberi che casualmente ho tenuto, e per fortuna devo dire, quindi l'operazione che farò sarà quella di tirar via il pane di terra, smuovere bene le radici, che è stato l'errore che ho fatto le altre volte. Una volta smosso poi potrò metterlo poi a terra. Se vi interessa, c'è un video apposta su come trapiantare gli alberi da frutto col pane di terra. Sono particolarmente contento di questa riuscita, perché sarebbe stato un peccato buttare via questi alberi. Adesso ci vorranno ovviamente un paio d'anni affinché prendano il via e possano dare i loro frutti, però già di non doverli buttare sono contento, insomma. Col senno di poi avrei potuto lasciarli nel terreno, ma mi sembravano morti e chissà quante volte ho fatto questo errore. Quindi d'ora in poi farò così. Bene, grazie per essere stati con me anche su questo video. È stato un video molto molto semplice, più che altro una soddisfazione personale. Però ecco, magari un piccolo consiglio: se tirate via le piante dal terreno pensando che siano morte, magari tenetele qualche tempo così in vaso con un buon quantitativo di terriccio e sostanza organica e vedrete che forse qualche piccolo getto prende. Guardate che vigore, 1, 2, 3, 4 getti, 5 qua dietro. E riusciamo forse a dare nuova vita a piante che magari avevano il destino segnato. Grazie per essere stati con me anche oggi. Se vi volete iscrivere al canale mi fate un grosso favore. Se volete mettere un like è lo stesso. Ci vediamo giovedì prossimo.